Liberi.tv, Riccardo Cristiano, secondo Pride Calabrese. Siamo in compagnia di Capitan Pesto. Arr, proprio così. Capitano dei pirati pastafariani palermitani. E che cosa fanno questi pirati pastafariani palermitani? Siamo la nostra pannocchia religiosa pastafariana, giusto appunto. Siamo la religione più antica del mondo. Come dicono tutti, solo che noi abbiamo ragione. Il prodigioso spaghetto volante ha creato il mondo in soli 4 giorni e mentre era completamente ubriaco, e ci ha creati come popolo preferito noi pirati. Infatti c'è un diagramma che mette in rapporto il numero di pirati con la temperatura globale. Al diminuire di questi aumenta. Noi ci vestiamo così anche per ricordare al nostro prodigioso creatore di abbassare un po' il fornello. Quindi vi rivolgete soprattutto a una questione ecologica, oltre che... No, non solo, è anche una questione sociale. Noi crediamo che le persone siano state create uguali, uomo uguale persona, donna uguale persona, cretino uguale cretino. Siccome ci siamo educati alla tolleranza, crediamo che i cretini siano un dono fatto apposta per allenarci, per aiutarci a sviluppare meglio questa nostra... capacità, diciamo. Capitan Pesto, dove vi possono trovare? Cioè, avete una pagina Facebook? Abbiamo una pagina Facebook che è Pirati Pastafariani Palermitani, la nostra, ma ci stiamo organizzando, siamo organizzati in associazione nazionale, chiesapastafarianaitaliana.it è il nostro sito, con varie informazioni, ci sono i nostri comandamenti, pardon, condimenti li chiamiamo, visto che si parla di spaghetto, ci sono la nostra organizzazione, organigramma, una mappa dei fedeli per trovare i confrittelli più vicini, i nostri confrittelli, i minestri di culto, i frescovi, gli scardinali e così via. Grande Capitan Pesto, non lo conoscevo. Allora ci vediamo tutti su internet, su Facebook, per trovare questa compagnia, questi pirati. Questa religione. Liberi TV, Pride di Reggio Calabria. Un saluto a tutti. Ciao.